Vabbè, il saluto a un'istituzione, non a una... Allora, chi siete voi di Liberi e Uguali? Perché siete diversi dagli altri? Liberi e Uguali è un modo per mettere al centro del nostro programma i cittadini. Libertà e uguaglianza sono le basi dell'articolo 3 della nostra Costituzione e noi vogliamo partire da lì. Mi sono innamorato di questa idea e questo è il motivo per cui ho certamente abbandonato quella che era l'idea di potermi fermare dopo questa esperienza e di proseguire invece in questa... Nel fare politica. Lei è un, diciamo, nel panorama attuale un leader atipico, no? Lei ha un curriculum veramente impressionante, magistrato, magistrato antimafia a fianco di Falcone Borsellino, alla DIA ha catturato Provenzano, presidente del Senato. Non le bastava. Appunto, proprio per questo, perché un progetto che mi ha appunto fatto spingere fino a rimettermi in campo. E questo è quello che forse serve all'Italia, serve un cambiamento, una svolta e tutti i cittadini bisogna che si rimettano in gioco. Però sa Presidente, la politica è una cosa particolare, si parte che si vuole portare avanti l'articolo 3, liberi uguali, poi si combatte con D'Alema. Si combatte con Fratoianni, con Civati, cioè in fondo la sua forza politica è una forza politica che mette insieme delle personalità anche di peso. Chi l'assicura che potrà lei essere quello che dice a D'Alema questo sì, questo no? No, ma non c'è bisogno di dire questo sì e questo no. Noi siamo una squadra, il pluralismo non può che arricchire di idee. Io ho un metodo, nel senso di ascolto, riflessione, decisione con responsabilità. Noi nasciamo dalla sinistra, da una coalizione di forze di sinistra, ma siamo trasversali ai movimenti, all'associazione, al volontariato, a tutto un mondo anche di forze cattoliche che partono dai nostri stessi principi. Allora le faccio un'altra domanda che è quella speculare a quelle che faceva il ministro Del Rio. La politica deve unire. Voi nascete da una divisione. Siete lontani dalle persone più vicine che avete, quelli del PD. Perché? No, io penso che il distacco dal PD è determinato dal merito e dal metodo. Il merito perché le scelte non sono le stesse di quelle politiche che io ho trovato quando sono entrato nel PD. Le politiche che si sono più rivolte verso destra, soprattutto in relazione a determinate leggi. E poi il metodo che soprattutto ho potuto sentire sulla mia pelle nel momento in cui ci sono state 5 fiducie sulla legge elettorale, non si è potuta fare nemmeno una discussione di una legge che cambiava le regole delle elezioni in Senato. Però molti di quelli che stanno con lei votavano, Il merito lo dobbiamo togliere perché Bersani ha votato le leggi di Renzi e molti di quelli di Liberi e Uguali, quando era il momento, poi questa fiducia la davano. E beh, però si è cambiata la politica fino al punto da arrivare alla buona scuola, che è una riforma che è riuscita a scontentare tutti, dagli insegnanti, i docenti, i genitori, gli alunni, tutti quanti. Siamo passati poi al referendum costituzionale, al referendum sulle trivelle, tutte situazioni che certamente hanno spostato l'asse politico. Ogni voto che andrà a voi favorirà Salvini, l'ha detto Renzi in maniera chiara, perché dice se voi avete da una parte Berlusconi, l'abbiamo visto in quella foto, no? Fanno finta, è vero, comunque stanno là tutti belli compatti, poi c'è i 5 Stelle che sono compatti, poi c'è un centrosinistra sgranato, dice concentriamoci sul PD, perché se voi votate Grasso, in pratica state votando Salvini. No, Salvini lo ha aiutato Renzi nel momento in cui non ha fatto trattare lo ius soli in Senato. Questo è stato il vero aiuto. Non aiuteremo noi certamente il centrodestra. Fra l'altro il centrodestra... Però è quella... dato di fatto, è che un voto dato a voi è un voto tolto al PD. Perché là ci si concentra, no? Ci sono più o meno 3 gruppi. Se ci sono 3 gruppi e un pezzetto, quel pezzetto non va a indebolire. Ma quello è un matrimonio di interessi che avrà il divorzio non appena il 5 marzo. Quindi... Questo l'ha detto pure Graziano Del Rio.
Quanto pesa la figura di Matteo Renzi su questa separazione? Viene quasi da pensare che se non ci fosse lui, voi col PD un accordo lo poteste trovare, o no? No, non è un problema personale né di rancore. Questo è qualcosa che è stato portato avanti per demonizzare un po' questo distacco. Il distacco è politico. Il distacco è perché i valori della sinistra non possono essere inquinati da altre forze politiche che hanno frenato la sinistra, soprattutto per certe leggi che non sono potute essere trattate appunto in Parlamento. E questo è il problema, non è certamente un problema di rancore. E questo è il motivo, perché il nostro progetto è molto più ampio. Ma tanta difficoltà a far ammettere delle leggi di sinistra, non trova che ci sarà maggiore difficoltà se Berlusconi vincerà le elezioni? Con Berlusconi, alla fine, vi potrete trovare in un accordo, metti che il Parlamento non sia governabile, con una maggioranza solida, ci potrebbe essere anche Liberi e Uguali in un governo in cui sono presenti PD, Forza Italia, magari le parti migliori che si mettono insieme per governare il Paese? Allora, noi non tradiremo mai i nostri valori, i nostri principi, quello per cui siamo in campo per difendere soprattutto i cittadini che oggi stanno a testa bassa, delusi, che non sanno se possono arrivare alla fine del mese, e verso di loro si rivolge il nostro appello per cercare di far capire che noi cerchiamo di difendere i loro interessi, nessuno escluso. Anche passando per un'alleanza eventualmente con delle forze come Forza Italia. Noi non ci poniamo il problema delle alleanze successive, noi abbiamo un progetto che dobbiamo assolutamente realizzare. Questa è una linea che tiene anche il nostro prossimo ospite, Di Battista, e il Movimento 5 Stelle. Siete una forma saggia del grillismo? Non è una forma saggia. Noi difendiamo i nostri valori, andiamo da soli, senza aiutini, senza liste di appoggio, di apparentamento, perché noi abbiamo i nostri valori e quelli difendiamo, quei principi. Senta, perché Berlusconi rischia di vincere le elezioni? Cosa hanno gli italiani? È stato un magistrato, la questione morale è stato un tratto distintivo del centrosinistra per tanti anni. Adesso abbiamo un leader che ha iniziato la legislatura ai servizi sociali, condannato per un reato fiscale, che rischia di essere di nuovo, di avere la fiducia di gran parte degli italiani. Cosa hanno gli italiani che voi della sinistra non avete capito? Beh, vede, questo proprio mi terrorizza. Vuol dire che gli italiani non hanno memoria. 25 anni e ancora non ricordano le favole che ha raccontato e che non ha mai mantenuto. Però se è così, se non hanno memoria o se l'hanno diversa dalla sua, se dicono, beh, meglio una persona che magari ha quei tratti di incertezza di quelli del centrosinistra che litigano e si dividono sempre. Ma no, noi siamo la nostra proposta, noi siamo quelli che vogliono dare sicurezza alle persone, ma oggi ha sicurezza chi è precario e non sa il futuro perché il suo lavoro non può, un giovane che non può, chi non ha casa, chi non può curarsi perché non ha i soldi per poter pagare i ticket. Noi ci rivolgiamo a questa parte di società che è, e sono circa 18 milioni, che non sanno se possono arrivare alla fine del mese. E questo è importante, questo ceto medio, questo che noi vogliamo aiutare ad andare avanti. Presidente del Senato e Presidente della Camera nella stessa formazione politica, con voi anche Laura Boldrini. È possibile immaginarvi il partito delle istituzioni insieme al partito dell'apriscatole, i 5 Stelle, che avevano detto entriamo nel palazzo e lo apriamo con l'apriscatole? Appunto, noi quelle che sono le ruspe, le rottamazioni, le scatolette di tonno... Non vi piace niente di tutto questo? No, noi siamo l'istituzione. Ma veda Floris, se noi pensiamo che le idee vengono solo gridate e sono una manifestazione di protesta e non possono essere attuate, realizzate dalle istituzioni, ma cosa diciamo ai cittadini? Fanno bene a non interessarsi più di politica. Invece noi vogliamo che quelli che non sono andati a votare e sono il 50% dell'Italia torni a votare. Senta, ha pensato di fare un partito separato dal PD quando Renzi ha chiesto di abolire il Senato? No, io non ho pensato affatto di fare un partito fuori dal PD. Me ne sono uscito dal PD per un'esigenza interiore, che è diventato poi un atto politico, ma successivamente... Quanto ha pesato il Senato?
Beh, il Senato certamente l'ultima parte, 5 fiducie senza poter discutere, è stata una Sa violenza. dove si candida? No, non lo direi perché in Senato, certamente in Senato, perché a me il Senato ha dato Certo. tanto, ma non so dove. Ma è vero che deve dei soldi al PD? L'indennità dalla quale si prelevano i soldi per darli al partito, io me Non l'ero ne va. tagliata, io me l'ero tagliata, Va bene, quindi. mettetevela tra voi. Grazie Presidente, davvero è stato un piacere avere la nostra ospite di martedì e torna Gemma.